blondi, mangia i panatieri. Siamo i blondi cavalieri, nella fede e nell'amor. Il grano mangia il terrazzo, per la guerra noi partiamo. La storia che stiamo per raccontare è veramente accaduta, o può essere veramente accaduta, a Palermo, una città di quasi 800.000 abitanti. È la storia di due uomini adulti, innamorati di un teatrino di marionette, di quel teatrino un po' diverso, conosciuto come l'Opera dei Pupi Siciliani. Luce! Sebario! Luce! Forza Picciotti! Ma dove sono i Picciotti? Io, Orlando, primo paladino di Francia, attendo Ferraù. Spero farla finita una volta per sempre, perché in presenza di Carlo Magno sono stato rimproverato da Astolfo, dal più chiacchierone dei paladini. Tu non conquisterai la Spagna, prima devo uccidere a Ferraù, mettelo bene in testa! Senti, spagnolo, tu hai fatto male i conti! Tu non conosci bene il mio valore! Alle armi! No, no. Ma perché? Che è successo? L'occhiale! La visiera! È per la visiera! La scusa! Ho cagato ora! Prendi! Mizzica, la faccia medagliò! Traditore! Cavalieri, tutti in guardia, attenzione! Chi è di voi Carlo Magno? Innanzitutto ginocchiati alla mia real presenza! Il passo! Il passo! Il passo! Come? Il passo! Eccolo, attenzione, sta arrivando! Basta! Basta, dico, con questa commedia che sei venuto a fare! Noi abbiamo un conto da regolare! Se sei cavalier d'onore... Anche tu, Ruggero! Bene! Andiamo! 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 Cavalieri! Cavalieri tutti! Rodomonte il vile! Rodomonte il traditore! Andiamo! 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 Mi dispiace. No, no, errore con errore. Non è possibile, io me ne vado. No, no, questa è pazzia, pure pazzia. Senta, scusi. Ma che scuse, scusi? Quella è la storia dei paladini. Ma da dove l'ha pigliata? Come, da dove l'ho pigliata? Dalla Gerusalemme liberata, dall'Orlando furioso, dalla storia. Ma quale storia è storia? Vossi ha imbrogliato tutto, ha traviato il parlato, ha confuso i personaggi e sulla mia parola d'onore ha sbagliato pure i fenari. E poi non parliamo della psicologia. Che? I caratteri. Per esempio Orlando. Che cos'ha Orlando? Quello che non ha Renato. Beh, ma la storia è stata rispettata. Ma che storia è storia, vossia? Non ne capisce niente. Ma mi dica, ce l'ha un aiutante? No. E allora i paladini si muovono diversamente, in questa maniera. Thank you.
Ma... Senta, senta la stilografica. Prenda. Grazie della sua spesatezza. Io in questo teatro non ci metterò più piede. È il ribasso. Ma tutto il teatro è il ribasso. Ce l'ha anche sul giornale. Io non leggo giornali. Senta, io tengo conto della sua critica. Se le rifarei lo spettacolo. Non le basta quanto ho sofferto. È per... Però, se si trattasse di altri episodi, potrebbe. A beneficio del danno da lei sofferto. Come vuole. E i biglietti? Sofferenti. Oggi, domenica, mattinée. Ma alla mattinée della domenica successiva, il puparo è di nuovo a tasche vuote. E così dicendo la battaglia continuava. Ecco un terribile colpo di Orlando. Rinaldo para con la spada. I cavalli si difendevano uno contro l'altro, mentre i due cavalieri, padroni del cavallo, Orlando e Rinaldo, calavano colpa sopra gli scudi, si misero a mazziare, davano di destra, di sinistra, davano di punta, di taglio. Piglia nell'ermo Rinaldo, se ne piglia il principe Rinaldo, rotia la sua spada, piglia nell'ermo Orlando. Dove va? Di là. Ma dove di là? Di là. Guarda dove la bella Angelica! Vedi che Angelica era partuta! Alto ladrone! Cos'hai? Disse Rinaldo. Dov'è la bella Angelica? E a me lo domandi? Senti, facciamo una cosa prima che ti rompa la faccia! Rispettabile pubblico! Rispettabile pubblico, la nostra primaria compagnia dell'Opera dei Pupi, diretta dal cavaliere Ciccio Ingrassia di Palermo, è una compagnia seria, recita anche di fronte a un solo spettatore, pagante, e con massimo impegno. Quanto dura? Un'ora e mezza. Due. Se fermasse così, che rappresenta? La storia dei paladini. Da Carlo Magno a Roncesvalle? Un anno di lavoro in una sera. L'estratto, l'essenza, riassuma. Quanti? Uno. Di Orlando, la pazzia di Orlando. 500 euro alla volta per roba.
Ma questa è la storia. Ma che facciamo, scherziamo? No, non è possibile. Basta, basta. Sì, basta. Ma come, la pazzia di Orlando? No, qui sto diventando pazzo io. E non mi metta le mani addosso. Non mi metta le mani addosso. E non mi approfitti perché è più grande. Oh, ma io... Ma io che? Ormai l'opera è morta. È morta. E io sono l'ultimo spettatore. Ancora appassionato. Ma lei non le basta l'anima. Suo padre sì. Era un grande papà. Bella voce. Pastosa. Con la pancetta, invece d'ossia, senza pancetta, senza voce pastosa. Lo vuole un consiglio? Io lo faccio con l'ossia, per il bene della sua famiglia, ci cambiasse mestiere. Lo cambia. Cavaliere Bento, abbiamo scherzato. Il cavaliere ha chiuso. Non continuiamo a scherzare, cavaliere. È morta l'opera. Tu l'hai detto. Basta, non si apre più. E i paladini? I paladini? I paladini sono vivi! I paladini. Voi li volete uccidere? No, no, no! Vossia non me lo può fare! No, sono 10 anni che io gli porto 500 lire al giorno della mia paga, il mio lavoro! Vossia lo sa che per me i paladini sono come una medicina. Ne ho bisogno una razione al giorno. Cavaliere, mi viene! Mi viene, cavaliere! Cavaliere! Cavaliere Zubbetto! Mi viene! Mi viene! Datemi i pupi! Datemi i pupi! I pupi! I pupi! Datemi i pupi! 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 E il mio Orlando d'un chiaro Rodomonte, cane de Maconza. Io voglio i pope, Valle per tradimento, tutti i paladini sono caduti, ma arriva l'invincibile Orlando, amico di Franco Franchi. Oh!
tutti morti. Peccato. Peccato non avere fiori da spandere sul generoso Astolfo e sugli altri paladini. Ho sete, ho sete. E questa è sete di morte. E tu, Durlindana, che fai più nelle mie mani? Orlando, Orlando, preparati. Dove sei? Non ti vedo. Io non voglio morire. Devo avvisare l'imperatore Carlo Magno del tradimento. I tuoi pensieri non siano più di vendetta, Orlando. Il tuo compito è finito. Preparati. Tutto. Nipote, nipote mio, perduto così in un'imboscata, non posso piangere le mie lacrime, non devo. Io sono il re. Darei questa mia corona per la vita tua e degli altri paladini. Eri impetuoso come un puledro, eri fedele alla parola data, eri coraggioso, eri invincibile. Oh, se tu avessi chiamato il mio esercito, io non sarei qui a lamentare la tua fine. Sconoscevi la viltà, ignoravi la fuga, eri quello che gli invidiosi non sanno essere. Eri un uomo. Come altrimenti poteva cadere se non per mano dei furbi? Maledetti siano tutti i traditori! Io dico, per merito tuo la Francia sopravviverà a questa giornata. Pazzia! Una pazzia! Il passo del Rodomonte, Ruggero in paradiso, la faccia tagliata da cana di Magonza, ma neanche per idea. No, 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 con mio onore non finisce così. La storia, la Ora mi arrestano, ma io sono innocente, io sono innocente. Santa Rosalina. Per favore, non è il caso. Che disse? Don Ciccio, Don Ciccio, so, che c'è?
Sono io. Non mi riconosci? Sono io. Coraggio, non è niente. Aspetta un momento che le vado a prendere qualcosa per farla appoggiare. Stia calmo. Don Ceccio, che per fare? Aspetta. Eccole, il suo cappello. Ci vuole un cuscino. Eccolo, che prende. L'apparenza inganna. Non Ciccio, non Ciccio, su. Oh. Che? Cavaliere, mi dicesse qualcosa? Che? Che c'è? Granduzzo di età. Che cos'era? Niente, era caramella. Che che? Poi, c'è uno scherzo, cavaliere. Cavaliere. Le 500 lire, se figlio. Cavaliere! Cavaliere! Quel giorno stesso il signor Franchi comprò il teatrino e il puparo, per contratto, deve fare lo spettatore. E mentre c'era! Oh, cavaliere! Che andava cercando pure la bella Angelica! L'odore del cavallo di Orlando, disse: Rinaldo punge il suo cavallo e va, ratoliano la spa e villa il corpo. Dice che il corno squilla, squilla perché il corno c'è. Ta-da! Ta-da! E non come certi pupari che dicevano, pupari di mia conoscenza, che squillava il corno e il corno non squillava perché non c'era. Ma mi fanno ridere. Angelica guardava e tremava e pregando Magone diceva: Magone, Magone, salva il mio Rinaldo. E avvicinandosi a lui disse: Rinaldo, Rinaldo mio, come sei bello, come sei dolce, come sei zuccherato. Oh, oh, mia sventura, Rinaldo. E così l'insegna del teatrino cambia nuovamente. L'opera dei pupi, dei cavalieri Franco Franchi e Ciccio Ingrassia insieme hanno un grande successo. I posti sono tutto esauriti. Mm-hmm.
Yeah.